Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi ho preparato per voi un video dal grande impatto sociale, uno di quei temi impattanti. No, non è vero, ovviamente. Quello che ho preparato oggi per voi è un video haul, credo sia proprio il primo che io propongo sul canale perché non ho grande interesse nel fare gli haul, però è un haul and unhaul perché vorrei parlarvi dei miei acquisti, dei saldi e un po' di ragionamenti che ho fatto durante questi saldi che magari possono tornarvi utili, ma più che utili magari condividere con me qualcosa e soprattutto volevo farvi vedere quello che ho acquistato e quello che non ho acquistato. Partirei subito banalmente dal farvi un po' di background. Di solito io durante i saldi cerco sempre di comprare cose che mi servono, non shopping sfrenato proprio per il gusto di comprare, anche perché le mie risorse economiche non sono illimitate, anzi tutt'altro. Comunque, ero alla ricerca di un po' di cose, tra cui degli stivali che ancora non sono arrivati, ma finalmente sono riuscita a comprare gli anfibi perché i miei, dopo anni e anni di onorato servizio, l'anno scorso hanno ceduto, ho provato a ripararli, hanno retto altri 6 mesi, ma poi la suola ha ceduto e quindi ho ricomprato dei Dr. Martens neri, in questo caso preso in mono, quindi quelli che hanno anche la soletta completamente nera, perché non mi piace proprio per nulla gli altri. Poi vi faccio vedere un po' di cosa. A parte quelli, avevo un sacco bisogno di maglioni perché abbiamo scoperto che nell'armadio dove riponiamo i maglioni invernali e il materiale invernale, dove c'era ovviamente solo della mia roba, c'erano 2 tarme e io non avevo mai avuto a che fare con le tarme. Comunque mi sono ritrovata con dei buchi giganti su tutti i maglioni, o almeno su una gran parte tranne qualcuno, e quindi una delle prime cose che ho puntato è ricomprare almeno 3-4 maglioni. Una delle mie scelte dell'ultimo periodo era quella di non prendere cose super cheap che dopo 6 lavaggi vanno buttate via, e per quello avevo fatto un po' di ricerca, però ho veramente fatto fatica perché la maggior parte dei maglioni praticamente non contiene lana, acrilici in maniera pessima o comunque avevano una qualità prezzo davvero davvero imbarazzante, quindi per me non ne valeva la pena. Quindi un po' abbandonato la mia idea di comprare direttamente dei maglioni 100% lana, un po' no, un po' ho avuto dei problemi di cui magari ve ne parlerò dopo. Comunque, incredibilmente, l'unico punto in cui io ho trovato dei maglioni è stato all'outlet di Guess, che è vicino a Bologna, quindi per me è stato abbastanza sorprendente perché credo di non aver mai comprato nulla di questa marca, ma ho trovato in primis questa che ora è ricoperta di peli di gatto, ovviamente. Comunque è un maglioncino che ho pagato 17 euro, quindi è un prezzo onestissimo, non è 100% viscosa e poliestere, ha una percentuale di lana, che per me è stato incredibile, ma per 17 euro l'ho trovato più che giusto. E poi mi piace proprio un sacco la forma del maglioncino. Dopodiché vi faccio vedere anche gli altri 2 maglioni. Uno è questo, sempre di Guess, che l'ho pagato 21, e anche questo ha lo scollo dietro, quindi sul collo e non sul davanti, io odio la scollatura sul davanti. È molto semplice, cioè ha queste righine argentate che sembrano quasi grigie, non si percepisce l'argento. Non so, mi piace, un po' oversize, un po' vecchio stile. E così. Invece, l'altro maglione che ho comprato, e questo l'ho comprato solo perché costava 24 euro, ma non l'avrei mai comprato a prezzo pieno, anche perché costava una cosa tipo 60 euro, ma non è 100% lana, che è questo, che ha delle perline dorate davanti. Diciamo che a prezzo pieno non è un prezzo esagerato, ma è 70% acrilico, 30% poliestere, non gliele avrei mai dati. Mandiamo al mio assistente. Quindi insomma, la mia ricerca di maglioni poi alla fine è stata abbastanza fallimentare, nel senso che secondo me trovare dei maglioni decenti, fatti di materiale decente a un prezzo giusto o a un prezzo comunque accessibile è veramente difficile. Acrilico per acrilico alla fine mi sembravano dei prezzi abbastanza giusti. L'ultimo, che un po' mi vergogno a farvi vedere, invece è di Alcott, che questa è veramente una cinesata totale, però mi piaceva sia il colore che la forma, molto semplice. Comunque questo maglioncino qua che ho pagato ben 5,99 euro, sì, 5,99 euro. Io cerco sempre di evitare se posso il fast fashion eccetera, ma in questo caso non è stato possibile. Insomma, il maglione mi piaceva, quindi in questo caso vabbè, è un maglione. Sempre all'outlet dove c'è anche Guess, e c'è l'outlet di Vans, che è una delle mie marche preferite
cliente da sempre per quanto riguarda le calzature, quindi le scarpe, però non ho trovato modelli che mi piacessero a questo giro, perché faccio veramente fatica. Io ho un piede molto piccolo, che fa il 35, e di solito vado sul 36 ovviamente, perché ormai chi ha il piede piccolo sa che deve fare queste cose qui, però non ho trovato molto. Il mio ragazzo invece ha trovato ben 3 paia di scarpe, vabbè, ormai siamo invasi dalle Vans in casa. In compenso ho trovato questo zainetto che mi piace proprio tantissimo. Cercavo in realtà una borsa più che uno zaino, però questo mi piaceva un sacco. È bordo scuro, io sono 3 anni che ho introdotto oltre bianco, nero e grigio nella mia scala cromatica di colori il bordeaux. Questo mi piaceva un sacco, è molto spazioso, e visto che ogni tanto ho attrezzatura più altre cose da portarmi dietro, volevo qualcosa per sembrare un omino Michelin quando vado in giro con l'attrezzatura a fare foto. Comunque mi sembrava super carino e che magari può essere usato anche in altre occasioni, insomma quando tornerò a scuola, cioè mai. Però insomma, era super carina. Questo credo di averlo pagato 16 euro, perché era scontatissimo, quindi per me è bellissimo, è veramente l'apice dei miei acquisti. Passo alle ultime cose, che sono due: una è elettronica e l'altra rimangono vestiti. Per i vestiti io da tanto tempo l'avevo scoperta come marca su Zalando, ma non ho mai acquistato, anche se ogni tanto ci sono delle offerte molto carine. E l'ultimo acquisto l'ho fatto dal sito di Mint & Perry, che è una marca di origine inglese che però viene prodotta in Germania. Hanno cose così carine, e come dice sempre il mio amoroso, io non ho ancora capito di non avere 9 anni per il mio vestiario, e infatti vi faccio vedere. La prima cosa che ho acquistato è questo bellissimo maglioncino con il colletto ricamato, e infatti è super 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 carino, e prezzo pieno veniva credo 39,90 euro, io l'ho pagato 16,90 euro. Per me è super carino, è grigio con il colletto nero, io amo le cose con i colletti, è per quello che non ho ancora capito di non essere alle elementari. Andando avanti invece, l'altra cosa per me super 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 carina è questo vestito, che è un rosso molto intenso e un po' scuro, che è un vestito, però la fortuna di essere 1,50 m è quello che puoi metterti i vestiti 0,14. È veramente una delle grandi gioie della vita. Questo vestito l'ho pagato 19,90 euro, è morbidissimo ed è super carino, è super carino. Io lo amo, è corto, palloncino, insomma un po' stile molto col colletto Peter Pan, è un po' quelli che si mettono per andare, non so, alla comunione, non so, vabbè. Comunque mi piaceva. Non mi guardare con disapprovazione. L'altra cosa che vi ho comprato, sempre credo per 19,90 euro, è questo altro maglioncino con il colletto tutto in perline. Ovviamente perline di plastica fintissime, però il maglioncino è molto morbido, cioè come qualità Mint & Perry, per essere una catena, è veramente molto meglio di tante altre. Ha queste linee molto, diciamo, neanche eleganti, direi un po' abbottonate, ecco, magari quello sì, però sono di ispirazione un po' vintage, cosa che io amo, e insomma mi piaceva, lo volevo, costava 19 euro, quindi mi sembrava onesto. L'ultima cosa che ho acquistato da Mint & Perry è un altro vestito, e anche in questo caso di Mint & Perry Girl, ovvero per i ragazzi, bambini, vabbè, in ogni caso mi piaceva, ed è questo vestitino a pois, è un navy, un blu molto molto scuro, io ero convinta fosse nero, e questo sarà un problema per le calze ovviamente, però è super carino, ecco, l'unica cosa che non mi fa impazzire sono queste maniche, però ha questo ruche qua davanti piccolino, e non so, mi piace un sacco, è proprio carino. E niente, l'ultimo acquisto dei saldi, tra l'altro, per me è stato questo, che per voi non vi farà esaltare, immagino,
Però le Scandisk Extreme Pro, che sono le schede SD che uso io per lavoro e non solo, insomma, sulla macchina ci sono sempre queste SD, erano in super offerta da Amazon, credo che lo siano ancora, spero. Comunque io uso quelle da 32 perché grazie ai racconti del terrore di tutti gli altri fotografi non lavoro con schede superiori ai 32 giga, perché in caso una mi si bruciasse sarebbe veramente una tragedia. Se perdi tutti i file di lavoro inizia a diventare molto complesso. In ogni caso costavano 24 invece che 36, e quindi se non l'avete fatto, se vi servono delle buonissime schede SD, andate su Amazon, queste sono in offerta, 24. Sono le schedine con la scrittura più veloce e affidabile che possano esistere, quindi consigliatissime. Niente, quindi questo era il mio haul dei saldi e qualche considerazione che ho fatto guardando in giro. A livello di libri non ci sono grandi offerte, ovviamente, come sempre, quindi c'è qualche 15% in giro, sono andati in libreria e quello magari attocchiate qualcosa. Invece che cosa non ho acquistato? Adesso vi faccio un po' di background. Avevo guardato qualche marca, tra le prime che avevo guardato c'era And Other Stories, che è uno shop che a me piace molto. Non sto bene con nulla di quello che vendono, quello è un altro discorso, però i prezzi sembravano interessanti per i saldi. Il problema è che quello che io ho trovato nei saldi ha dei colori, quelli che io definisco le 50 sfumature di beige, ovvero io non metto né beige né marrone né tutti quei colori lì. So che a molte persone stanno bene, magari anche a me starebbero bene, ma le odio, mi fanno proprio schifo, cioè non ci posso fare nulla, detto in maniera proprio rapida. Avevano davvero delle cose molto carine nei saldi, nelle cose scontate per i saldi, però cioè io non metto nulla che abbia quei colori, quindi era proprio inutile comprare cose ocra che non riesco neanche a vederlo addosso a qualcun altro. Comunque, e quindi niente, l'altra marca che invece stavo proprio attendendo un sacco per andare sui saldi è Lazzari. Lazzari è una di quei brand che a me fa proprio impazzire, fa delle cose bellissime, però già prima dei saldi un sacco di cose che avevo puntato erano esaurite, e durante i saldi la mia taglia non c'era, non esisteva, quindi non lo so, mi dispiace perché è una casa di moda di è un piccolo brand veneto che secondo me fa cose veramente molto carine. Forse avrete visto la maglietta Olala, per me è bellissima, io puntavo proprio quella, ma un sacco di cose sono finite, non ci sono, non c'è mai la taglia, loro sono veramente molto lenti a rispondere alle esigenze della clientela. È una scelta loro di mercato, da quello che ho capito, perché fanno veramente produzioni molto piccole, made in Italy, e questo non gli permette di avere a disposizione chissà cosa. Mi dispiace un sacco, però quello è proprio stato il mio più grande dispiacere dei saldi. Capisco che sia frivolissima questa considerazione, però è un problema se non trovi la tua taglia quando cerchi qualcosa. Per il resto non mi serviva molto altro, quindi non ho cercato cose pazze, però in realtà io stavo guardando e puntando un po' di trucchi. Guardavo Sephora in questi saldi per me ha fatto il peggio che poteva fare da anni. Probabilmente ha messo in saldo le cose meno utili, meno interessanti dell'universo. Io ad esempio vi dico, sto cercando un fondotinta, stavo provando un fondotinta perché quello di neve che ho comprato non mi si stende bene. E tra l'altro questo possiamo includerlo nel unhaul, quindi una cosa che vi sconsiglio purtroppo sono, e lo dico a malincuore perché io amo Neve Cosmetics, è il loro fondotinta, si stende malissimo. In ogni caso, guardavo un po' i fondotinta, guardavo varie cose sul sito di Sephora e vi dico che secondo me le uniche cose convenienti sono i rossetti di Kat Von D, che sono a 12 euro perché saranno riformulati, e a 12 euro quei rossetti lì sono un ottimo affare. 19 è tanto, secondo me è tanto per quelli di Kat Von D che sono scriventi ma non così tanto. Poi a livello qualitativo purtroppo non sono così top, alcuni li adorano, altri no. Secondo me sono dei buoni rossetti ma non da valere 19,90 euro, e quello io ne avrei acquistati se non fosse che ho già più o meno tutti i colori che mi interessavano. Un'altra cosa che vi suggerisco sono tutte le cose a 1 euro o 2 euro di Sephora, perché effettivamente a quella cifra c'erano un sacco di pennelli, un sacco di prodotti tipo
pugnette, degli smalti, ecco, a 1 euro secondo me sono corretti. Per il resto io non avrei comprato nulla in saldo, perché il fondotinta che erano in saldo, che erano quello di Marc Jacobs e quello di Urban Decay, che ad esempio è una marca ottima, non per la pelle secca, purtroppo non è ideale per la pelle secca perché unge veramente tanto, avevano solo delle tonalità in saldo molto molto abbronzate, quindi per me ovviamente non c'era, erano quell'incarnato tendente allo scuro che ovviamente su di me farebbe effetto torta. Per il resto questi erano i miei acquisti e le mie esigenze e non avevo tantissimo budget, quindi chiaramente questi sono tutti i miei acquisti, non sono alla ricerca di molto altro e spero che comunque questo video abbia avuto il suo senso. In ogni caso, se qualcosa di quello che vi ho fatto vedere vi ha incuriosito o se volete informazioni in più, fatemelo sapere. Nulla di quello che avete visto ovviamente è sponsorizzato eccetera, sono solo cose di cui avevo bisogno che ho acquistato, anche di cui non avevo bisogno, vabbè, il consumismo è centrato nel cervello. In ogni caso vi ringrazio per aver visto questo video, noi ci vediamo alla prossima, ciao!